siamo all'inizio del nuovo anno 2020, un anno che a Bianchi si prospetta molto positivo e in festa perché la cittadinanza andrà a organizzare manifestazioni per il bicentenario dell'autonomia amministrativa 1820. Il 25 gennaio 1820 Bianchi aveva attraverso un decreto regio questa autonomia prima da comune di Scigliano e poi dal comune di Colosimi. Un'autonomia certamente conquistata con sudore e con capacità, che in quei tempi vedeva una popolazione di 1279 abitanti al primo registro dell'anagrafe. E questo mentre oggi siamo più o meno ai stessi numeri, e la dice lunga. Quindi Bianchi vuole festeggiare questa autonomia e tra le manifestazioni che sono state previste in questo periodo natalizie è stata organizzata anche una mostra fotografica che parla della storia dei comuni vicini, che rappresenta l'anima di questi paesi, delle terre, della gente, e che il tutto è raccolto in un libro di Mario Greco, un libro in bianco e nero, dove parla di una Calabria e soprattutto di questi territori. Quindi una parte di foto che rappresenta un passato che oggi incomincia a scomparire, inghiottito da questo nuovo modo di vivere, e che servirà sicuramente, come attraverso le foto abbiamo potuto apprezzare, di trasmettere e di rivedere tradizioni, volti, lavori di un tempo che oggi onestamente non si vedono più. Quindi il lavoro duro delle campagne, dei contadini, degli allevamenti. Attraverso questo libro di Mario Greco siamo riusciti a percepire l'amara realtà dei contadini di un tempo, che oggi non che uno possa dire di avere nostalgia, ma quantomeno apprezzarne il sudore, di apprezzarne i sacrifici e renderci conto di come noi stiamo bene oggi qua. E questo è stato possibile grazie alla passione, all'ingegno di Mario Greco, di professione fotografo, che ama sia la fotografia e ama anche il suo lavoro. Attraverso le sue foto notiamo le sofferenze, questi volti segnati dal tempo, le foto che parlano delle campagne, delle terre, degli animali, di villaggi, di simboli che onestamente a vederli sembra di essere chissà in quale mondo, ma realmente è stato un mondo di sudore e di sacrificio per tutti i paesi, tra cui anche quello di Bianchi. E quindi questa mostra fotografica che Mario Greco ha voluto fare a Bianchi e regalare al comune di Bianchi servirà in questi tempi di far apprezzare e di fare un tuffo nel passato. Quindi io non posso che applaudire all'iniziativa di Mario Greco, persona amata, stimata, ben voluta non solo nel suo comune di Carlopoli ma anche a Bianchi, dove lavora spesso per fare foto. Ebbene, attraverso questa sua iniziativa, dove intende realizzare anche un museo della fotografia, io non posso che essere contento e soddisfatto di questo modo, perché permetterà non solo a queste foto di non morire, ma di continuare a vivere,
e permetterà ai nostri territori di tramandare queste quelle tradizioni del tempo che oggi sembra che non siano più all'apice. Ebbene, lui attraverso questo darà una certa dignità ai paesi, attirerà sicuramente gente nei nostri luoghi e in questa maniera avremo la possibilità di trasmettere sia le nostre usanze, sia quanto ci è stato di bello e quanto possiamo ritenere che è stato utile. E sono certo che in questo modo potrà permettere anche di far venire gente in questi nostri paesi, dove purtroppo, mio malgrado, devo dire che sono paesi che si stanno svuotando per lo spopolamento dei giovani, delle nascite che sono quasi zero e questi giovani che vanno via per mancanza di lavoro. Quindi grazie a Mario Greco per la sua attività culturale, per le sue foto e per il contributo che dà al nostro territorio.